Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio vedere un altro po' di acquisti che ho fatto. Vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto in 2 giorni diversi. Non sono tante cose, quindi vi metto tutto insieme. Parte delle cose le ho comprate alla linea di supermercati CAD. Gli altri sono acquisti che ho fatto all'outlet di Barberino. Ho comprato qualche cosina così, poi niente di che, però vi faccio vedere. Allora, oggi ho preso questi in vista dell'estate, la crema depilatoria sotto la doccia, e questa l'ho pagata 4,19 euro. L'ho presa sostanzialmente perché era una di quelle che costava meno. Poi ho preso due scatole di colore per capelli. Il colore in questione non mi entusiasma a vederlo dalla scatola, però si chiama castano rosso naturale. Boh, non ho mai provato testa nera, proviamo testa nera e vediamo com'è. Questi l'ho presi, erano offerte e costavano 2,63 euro l'una. Poi alla fine ho visto che c'erano tantissimi prodotti della Essence, c'era uno stand molto ordinato, molto ben riempito, e un'altra cosa c'erano della Essence, erano delle ceste con dentro dei prodotti vecchi. Fra l'altro ho visto dei prodotti anche veramente vecchissimi a prezzi molto scontati, però tenuti abbastanza bene, della collezione B. Brit Tea ho preso anche la base illuminante perché non ce l'ho e ero curiosa di provarla, e questa l'ho pagata 3,19 euro e niente. E poi infine ho preso i fazzolettini di Peppa Pig, questa volta in formato cartaceo, insomma in queste scatole qui da tenere in casa, e niente, sono molto bellini da vedere e l'ho pagati 1,49 euro. E questi sono tutti i miei acquisti da CAD oggi. La crema depilatoria e il colore, diciamo, mi ci volevano, le altre due cose un po' meno. Ah, invece l'outlet di Barberino non ho preso molte cose, sono stata solamente in vari negozi in realtà, però solo in due ho comprato, e ho comprato sostanzialmente da Pupa e da L'Oreal, quindi di nuovo trucchi, tanto per cambiare. E da Pupa, vabbè, sono stati molto gentili, mi hanno anche dato due campioni di crema idratante, super crema idratante per corpo, viso, mani e capelli. Vabbè. E poi ho preso semplicemente un ombretto in polvere, che è questo, che si chiama Purity Seal. È lo 001 e è un ombretto duochrome. Ora qui con tutta questa luce non so se lo riuscite a vedere, però è questo color lilla con dei è questo color lilla con dei forti riflessi verdi, verde acqua. È molto bello come colore, e è un coso molto grosso, nel senso che forse me ne bastava anche un pochino meno, sono 4 grammi, però vabbè, il colore era molto bellino e l'ho pagato 2,90 euro. Ce n'erano anche altri colori, ma questo era quello che mi piaceva di più. E poi l'altra cosa che ho preso, ma questa l'ho presa sostanzialmente perché aveva un prezzo molto molto basso, perché l'ho pagato verso i 4,40 euro. Quindi poco, è questo, è uno di quei vecchissimi kit per gli effetti di nail art. Questo è quello che ha lo smalto a base opaca e poi lo smalto effetto specchio per fare la French, e dentro ci dovrebbero essere anche le lunette. Sono collezioni vecchie, io mi ricordo che questo era lì, era in lancio boh, 3 anni fa. Io mi ricordo che erano diversi anni fa che c'erano questi, e questo è in particolare, credo che sia lo 003, e l'ho preso perché due smalti Pupa comunque pagati 2 euro, poco più di 2 euro l'uno, erano convenienti, e il colore era molto bello, anche se non ne ho bisogno veramente. E uno è così, non si vede quasi niente perché è dentro la boccetta opaca, comunque è un color turchese. E l'altro è così, quindi un color zinzalloro. E poi dentro ci sono
le lunette per French, che sono anche tante. Questi io mi ricordo a prezzo pieno li facevano pagare sugli 11 euro, 12 euro, una cosa del genere, quindi alla fine pagarlo 4,30 euro, 4,40 euro è stato un buon affare secondo me, anche se ecco. E c'erano tantissimi altri hit in realtà, c'erano anche quelli tipo Party Queen, così, mi piacciono e l'avrei presi, però alla fine non ne ho bisogno, fra poco iniziano i saldi, casomai se torno ne prenderò altri, durante i saldi ho preso solo questi. E da L'Oreal cosa avrò mai preso? Mi sa che non ho più lo scontrino, per cui il prezzo esatto non me lo ricordo, però l'ho pagato sui 5 euro o 5 euro e mezzo, ho preso questi, cioè tre smalti della Essie. E è la collezione estate 2014, quindi dell'anno scorso. Sono tre smalti per 5 millilitri. I colori si chiamano Ruffles and Feathers, Hoot in the Heat e Rorange. Così, io non ho mai avuto smalti Essie, e siccome questi erano tre piccoli, a appunto tutti e tre intorno ai 5 euro, meno di 6 euro, ho detto ma proviamoli. C'erano altre combinazioni di colore, però in realtà le altre combinazioni non mi piacevano molto, preferivo questa che è appunto molto più colorata, estiva. L'unica cosa è che questo colore qui potrebbe assomigliare in un certo senso a questo, nel senso che comunque sono comunque due turchesi, ma insomma amen. E niente, e quindi questi sono tutti i miei acquisti, niente di che. E con questo è tutto, vi mando un saluto. Ciao!